Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Obiettivo chiaro, il cessate il fuoco per aprire le possibilità di una iniziativa di pace. It ain't me you're looking for, baby. Maiorino. Ma buongiorno. Ma intanto io credo che oggi si debba fare di tutto per proseguire il sostegno al popolo ucraino. La manifestazione del 5 novembre a Roma, nella sua piattaforma, nelle sue parole d'ordine, parla di solidarietà e sostegno al popolo ucraino. Io guardo con molta simpatia quell'appuntamento, sarò a Roma come tanti altri, credo che sia opportuno continuare a insistere, anzi non opportuno, indispensabile insistere su questo terreno, e dall'altra chiedere incessantemente che si aprano fasi negoziali per portare a tregua e pace. Non vedo una contraddizione, credo che sia giusto proseguire su questa strada. Credo che la manifestazione oggi di Napoli dica cose molto simili a queste, mi ci ritrovo. L'importante è che la richiesta di pace non metta mai in discussione le responsabilità di Putin e non metta in discussione le azioni di sostegno che si fanno al popolo ucraino, nonché l'impianto di sanzioni che io ritengo essere un impianto assolutamente valido. Quindi credo che si debba proseguire su questa strada. Mi permetta però di dire una cosa rispetto al tema di cui parlavate prima, che è molto serio. Prego. Sulla questione del Covid. Sono anch'io un po' colpito dal fatto che oggi si cerchi di così fare un colpo di spugna sui comportamenti che ci sono stati in passato, ma oltre a questo c'è un problema. Il governo, oltre a dire liberiamo tutto, perché oggi la pandemia è diversa da prima, valutazione che mi auguro venga presa non tra politici ma consultando la scienza, deve rilanciare il discorso di rigenerazione, ricostruzione della sanità pubblica, un tema che è mancato totalmente, certo, nel discorso di Giorgia Meloni in questi giorni, diciamo, perché questi anni ci hanno insegnato anche questo: guai a non, ad esempio, utilizzare bene le risorse che abbiamo ottenuto in Europa su questo, chiaro, punto, cioè quelle che servono per una sanità faccio più forte. Due annotazioni fattuali, Maiorino. Nelle sue repliche al Senato Giorgia Meloni ha fatto riferimento anche alle politiche di sanità pubblica. Sì,